Buongiorno, anzi buonasera e buonasera a tutti. Finalmente siamo di nuovo insieme qua su Ponti di Luce. Ora aspetto un attimino, che comincia a collegarsi qualcuno perché al momento non vedo ancora nessuno. Allora aspettiamo qualche minuto che arrivino le prime persone e poi cominciamo a fare le nostre letture di tarocchi. Nel frattempo vi dico che mi siete mancati molto, che sono ben felice di essere, sistemiamo un po', ben felice di essere tornati insieme a voi. Qualcuno finalmente sta arrivando, non so chi sia perché al momento non vedo ancora. Mi scrivete un qualcosa, un ciao, un qualcosa in modo tale di sapere che di vedere se riesco a vedere i commenti. Aspetta, che sistemo un po' il tutto. Se mi cominciate a scrivere qualcosa, così so che riesco a visualizzare i commenti. Perché no, al momento non ne vedo alcuno. Allora. Oh, Mirella, un bacio, mia salvatrice. Perfetto, allora si vedono. Ben trovati, bentornati qua insieme a Emanuela, buongiorno. A vedere cosa oggi ci dicono i nostri tarocchi, che spero che siano tutte buone notizie e vediamo un po' cosa ci cominciano a dire. Perfetto, ci siete. Ok, allora io faccio che comincio subito. Tanto chi non è ancora arrivato, sposto le mie cose che mi danno un secondo fastidio. Tanto chi non è arrivato sapete benissimo che poi potete, quando avete tempo, quando avete un attimino, vedere la diretta in un altro momento, perché comunque su Ponti di Luce resta registrata. Io vado a cominciare, così prima comincio, prima riesco a fare le domande che mi fate in diretta. Cosa che dico sempre, io vi avviso quando ho finito con le domande prenotate. E solo in quel momento vi dico di cominciare a scrivermele in diretta, in modo tale che se me le scrivete ora io le vado comunque a perdere perché non riesco a risalire alle prime domande. Quindi vi do io il via, non preoccupatevi, non faccio brutti scherzi e avviso, tanto ormai chi mi conosce sa che quando faccio l'ultima comincio ad avvisare. Vado per cominciare. Allora, la prima persona è Vito Grasso, che è nato nel 71. Vorrebbe sapere se va in porto una risposta che aspetta dall'ex. Vediamo un attimino se va in porto, se arriva questa risposta dall'ex, se va in porto e se tutto va bene per Vito Grasso. Se va in porto penso una domanda che lui ha fatto all'ex. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok, vediamo un attimino come vanno le. Ma io dico che dal taglio, secondo me, c'è una buona possibilità. Allora, ma allora, che le attese siano un pochino lunghe, quello mettiamolo in conto. Però è un'attesa lunga. Però non vana, sono comunque arrivano buone notizie. Probabilmente ha parlato mi esce una figura femminile, come se avesse parlato con una donna, o ti contatterà una donna, non lo so. Però da vedere così può essere che magari tu, che ne so, esempio, perché mi esce la carta del sacrificio vicino al sole, come se la risposta, esempio, te la dovevano dare entro una settimana, 10 giorni. Però si protrae un po' di più nel tempo. Però da vedere dalle carte deve essere una risposta comunque positiva o comunque arrivate a un punto di accordo fra di voi. Nel senso, secondo me le cose vanno bene in un modo o nell'altro, la risposta è comunque positiva e ti arrivano magari non nei tempi che ti eri aspettato, però è positiva. Andiamo avanti. Ok, e già la prima bella notizia l'abbiamo data. Poi, Lella Biffi, se entro breve troverà l'amore. Entro breve, allora io i tempi, come tante volte ho detto, non li do. Nel senso che uno, poi posso dire prima o dopo, più lontano o più vicino.
Perché per mia esperienza personale mi sono fidata, perché come tutti, quando ci affidiamo a una persona che ti legge le carte, gli devi dare la fiducia e mi sono fidata. Purtroppo con i tempi aveva sbagliato e io ci sono rimasta molto male. Quindi non amo dire, ah, il tal giorno questa persona torna. Tornerà, non tornerà, prima o dopo. Però le carte non hanno scritto la data precisa, se no saremmo tutti a cavallo. Allora, se entro breve troverà l'amore per Lella. Allora, la luce che tanto per cambiare mi illumina di immenso e non mi fa vedere le carte. Allora, ti dico, al momento c'è ancora un attimino da aspettare. Però ti dico la verità, neanche tanto, perché comunque c'è del bel movimento, ma proprio un movimento fatto come Dio comanda, non cavolate. Ed dovrebbe essere una persona molto estroversa, molto creativa, una persona che ama viaggiare, che si sposta, perché mi esce la carta del matto, una persona che, fra virgolette, non ha fissa dimora, cioè gli piace spostarsi, gli piace cambiare cose, che ne so, gli piace cambiare casa, una persona molto, molto estroversa, molto creativa. E secondo me è una persona che ti piacerà molto perché ti porterà proprio un bel cambiamento anche dentro di te. Comunque ti va ad arricchire e è un po' all'inizio forse ti spaventerà un po' questa cosa. Perché forse ti capita fra capo e collo, però è una persona che secondo me non conosci ancora. Potresti conoscerla o in un viaggio o una persona che si sposta, come ti ho detto prima, è una persona comunque che non sta ferma, gli piace muoversi, gli piace viaggiare. Come può essere il carro una persona che comunque si sta già avvicinando, però da sola non ti ci vedo, quindi già questa è buona cosa. Vediamo un po'. Laura Milady, se la casa e il garage diventeranno suo. Una cosa che mi colpisce sempre molto, e mi ha molto colpito anche oggi, è che senza farlo apposta, bene o male, ogni puntata ha un argomento e vi assicuro che oggi di amore c'è ben poca roba. Anzi, ci sono tematiche anche molto, molto consistenti. Tante case in vendita, tante persone che vogliono la casa. E tanto per cambiare questioni di lavoro e questioni economiche. Però assicuro, neanche farlo apposta, ogni puntata verte in prevalenza su un determinato argomento. E anche oggi non è diversa dalle altre. Vediamo se per Laura Milady, che è del 64, se la casa e il garage, penso dove abita ora, diventeranno suoi. Vediamo un po' se riuscirà. Non so se ad acquistare o ad avere questa casa e questo garage. Vediamo un po' cosa dicono. Allora, questa è la casa. Ma al momento c'è ancora. Allora, tu sei. Allora, al momento c'è ancora un attimino di sacrificio dovuto. Mi esce la papella. L'imperatrice. L'imperatrice qua non mi sta a indicare. Può indicare una donna materiale, ma può indicare anche qualcosa che riguarda la materialità. Che possono essere i soldi, che possono essere le successioni, cose di questo genere. E però c'è un uomo intelligente, un uomo che comunque sa fare il suo lavoro, è il Papa, il suo lavoro, che proprio ti dà la rinascita e ti porta comunque un cambiamento. Poi vicino a te mi esce anche un ragazzo più giovane rispetto al prima, un attimino più materialista, più che guardi particolari. Non so se è la persona che detiene questa casa, il padrone di casa, metti così, che ha questa casa e questo garage. Però diciamo, c'ho già le zanzare che girano, diciamo che è ben predisposto a darti questi locali. Ed è una persona, secondo me, anche lui un po' particolare, un po' eccentrica, un po' sfasata, un po' così. Però ti dico, ora sì, ti dico, c'è un attimino di fermo e ancora un attimino da capire la situazione per questioni, secondo me, di burocrazia, questioni proprio materiali. Però, secondo me, questa casa, se porti un attimino di pazienza, secondo me, hai tutte e due, senza grandi problemi. Ok.
Andiamo avanti. Rita Della Manna, mi chiameranno al colloquio come assistente amministrativo. Vediamo, sei del 92, giovanissima. Vediamo se Rita la chiameranno a questo colloquio. Vediamo un po' se Rita la chiameranno, se andrà a fare questo colloquio. Allora. Allora, al momento no, ti dico, ma è come se fosse ferma proprio la situazione, non dovuta a te che non piaci, che non va bene, è come se fosse al momento ancora tutto fermo, come se stessero ancora decidendo alcune cose, come impostare colloqui, come proprio impostare forse anche la stesso tipo di assunzione. C'è un uomo che secondo me è inerente, mi esce il diavolo, può essere la persona che detiene i soldi o comunque quello che gestisce, che ancora dà un po' di situazione ancora, come per dire, guarda, settimana prossima le chiamiamo queste persone. Poi salta su un qualche altro macello e dice no, aspettiamo un attimino. È comunque sempre una situazione un po' così. Allora, vicino a te c'è una persona più grande. Non so se è tua mamma, se è proprio una persona che, positiva che lavora lì all'interno e vorrebbe che tu andassi. Però dopo il momento oscuro, dopo tutta questa confusione, sto macello, però mi escono carte positive. Come, guarda, mi esce. Questo è il macello che c'è ancora, diciamo. La situazione è ancora non del tutto chiara, però poi qua c'è il lavoro e c'è qua un cambiamento. Mi esce in fondo come può essere fra qualche settimana, fra qualche mese, però secondo me al colloquio ci andrai. Ora ti assicuro c'è ancora un po' di macello, però è in via comunque di chiarimento. Ah, non mi giravano i messaggi. Ecco perché dicevo, che miseria, strano, non mi scrive nessuno. Oh, Emanuela, buongiorno, buongiorno. Allora, voglio ricordare, perché non capisco perché oggi non girano per i fatti suoi, per i fatti loro, vabbè. Allora, vedo che mi scrivete le domande. Io vi avviso quando ho finito, quando faccio l'ultima, perché se mi scrivete ora vanno persi. E quindi abbiate un attimino di pazienza, vi avviso sicuramente. Allora, Anna Maria Tatti riuscirà a breve a ritornare a casa sua in Sardegna. Se c'hai anche un'altra casetta vicino, vengo anch'io. Così vengo, non che qua faccia freddo, però in Sardegna è una delle poche regioni che non ho ancora visitato, ma prima o poi ci arrivo anch'io. Allora, Anna Maria Tatti, se riuscirà a breve a ritornare a casa sua in Sardegna. Vediamo un po'. Ma ora c'è, allora, lo spostamento mi esce. Guarda, ed esce nelle prime carte. Diciamo che c'è ancora qualcosa da sistemare, perché mi esce l'eremita. L'eremita qua non sono i tempi lunghi. È come se ci sono ancora dei dettagli da chiarire, da capire, un po' da mettere a posto. Poi c'è un po' la questione dei soldi, mi dà idea, e della questione del lavoro, ancora un po' in sospeso. Guarda, secondo me ci andrai. Hai ancora un po' di cose da sistemare, come può essere il lavoro, come possono essere la questione dei soldi, come se mi esce anche l'appeso vicino alla torre e la giustizia, come anche forse a livello di casa c'è ancora qualcosa da sistemare. Per me ti trasferisci. Prima c'è da sistemare un po' le cose attorno, poi ce la fai. Allora, ma davvero non mi girano i messaggi, non mi scorrono i messaggi. Oh, come mai? Porca miseria, devo capire perché. Vabbè, poi quando sarà il momento li girerò con le mani. Allora, Marianna Pateri, se Fabrizio riuscirà a vendere la sua parte. Fabrizio è il marito, se non ricordo male.
a vendere la sua parte di casa ai fratelli per risolvere i suoi problemi. Vediamo se Fabrizio riuscirà a vendere questa parte di casa ai suoi fratelli. Vediamo un po'. Grazie Emanuela, grazie a te. A volte mi sento un po' una bimbina quando vedo che io mi reputo tutti i colleghi che guardano le mie dirette, perché mi sento un po' piccolina rispetto a ciò che a volte voi tutti dite. E quindi quando vedo qualcuno di voi che mi ascolta, mi mette a parte un po' di agitazione, però mi fa veramente molto piacere. Allora, se Fabrizio, che è del 61, riuscirà a vendere la sua parte di casa. Allora, secondo me sì, c'è forse da sistemare qualcosa a livello legale. Ma guarda, ribadisco quello che mi è uscito nel taglio: c'è un buon cambiamento con del sacrificio. Può essere che i suoi fratelli non gli diano subito tutto o qualcosa, però secondo me questi arrivano e c'è un buon cambiamento. Anzi, adesso non lo so se Fabrizio è il più giovane, però c'è una figura più giovane che è come fo se fosse quello che dà il via, come per dire: guarda, tu non ti preoccupare, se gli altri non la vogliono, io la voglio la tua parte. Ed è quello che proprio porta la rinascita. Ci potranno essere momenti un po' di alti e bassi, mentre ce n'è uno più grande rispetto al primo, che è ancora un po' lì del dire sì la prendo, no non la prendo, bah non lo so, però ti dico, secondo me la vende e andate a risolvere tutto. Forse c'è ancora un attimino da mettersi d'accordo fra di loro, però secondo me la sua parte la vende. Allora, andiamo avanti. Allora, Vanessa Costa, continuerò a lavorare con la mia azienda, vediamo come evolverà il lavoro. Ecco già che scappano. Vediamo un po'. Ma da vedere così ti direi di sì, dalle carte che mi sono scappate. Vanessa Costa, se continuerà a lavorare nella sua azienda. Vediamo un po'. Tanti, anzi, l'altra settimana con delle ragazze meravigliose che veramente mi sono rimaste molto nel cuore e credo che me le porterò avanti, mi è stata fatta una domanda. Come mai io nelle interpretazioni delle carte non do risposte sì e no? Per esempio qua potrei buttare giù una carta, mi dice Vanessa, se continuerà a lavorare con la sua azienda. Io potrei buttare giù una carta e dirle sì o no. A me, Shaira, non piace, nel senso, a me piace vedere come evolve la situazione. Tanti lo fanno che prendono la carta e ti dicono sì, guarda, resti lì, o no, guarda, c'è del movimento. Però quando io vi ho detto questo, a voi cosa resta in mano? Se io vado da una collega, da una cartomante, e gli faccio delle domande e a me dà la risposta sì e no, io esco felice se mi ha detto sì o no, però fondamentalmente non mi è rimasto nulla. Quindi a voi, a me non piace dirvi sì o no, a me piace raccontarvi la storia e come evolvono le cose. Quindi a volte modifico la domanda appunto per vedere tutta la storia, non perché la cambio perché non mi piace assolutamente, la cambio perché del sì e del no a voi fondamentalmente secondo me non serve a niente, vi lascia, almeno a me lascerebbe l'amaro in bocca. Poi se una mi dice no, io voglio il sì o il no, un secondo e ho già bello che è finito. Quindi, se vedete a volte che modifico la domanda, è appunto per vedere i particolari di come evolve una determinata situazione. Quindi, vediamo come evolve la situazione lavorativa di Vanessa nella sua azienda. Vediamo un po'. Allora, mi esce una figura di uomo molto materiale, poi è vicino al diavolo, quindi la materialità in persona. Non so se è un collega, se è un capo, è più o meno intorno alla tua età, occhio e croce. Però, guarda, c'è forse una donna un po' pesante, un po' antipatica che dovrebbe, che un po' mi esce il sacrificio vicino a lei. Però ti dico, da queste carte che ho buttato giù, non mi dà idea che tu cambi. Anzi, c'è un miglioramento della situazione.
come esempio se dovessero darti un piccolo aumento, come se ti dovessero cambiare mansione e dartela più importante, più... però guarda, durante l'estate può essere che ti venga fatta una proposta, durante l'estate, io lo vedo come periodi caldi o comunque più avanti perché in fondo potrebbero arrivarti delle proposte. Un pochino allettanti, come, o che ti dovessero cambiare mansione o qualcosa, che tu ci devi pensare un pochino, perché un po' è come se ti prendesse un po' fra capo e collo, non sai cosa fare, però qua, poi secondo me la tua bella decisione la prendi. Forse al momento è un po' complicata, però sei in grado di affrontarla e riesci a farla al meglio e secondo me fai un gradino in più, però non vedo cambi di lavoro, vedo forse cambio di ruolo, mettiamola così. Allora, vediamo di qua chi c'è. Allora, Barbara Collù, che ho visto collegata prima, che mi ha anche dato il buongiorno. Allora, se riuscirà a realizzare il suo progetto lavorativo. Vediamo il suo progetto lavorativo, come evolve. Allora, è del 72. Vediamo come evolve il progetto lavorativo di Barbara. Vediamo un po'. Allora. Oggi siete tantissimi, mamma mia, 55 persone, mamma. Siete veramente tante, tante. Allora. Diciamo che si muove e da vedere al taglio anche in modo positivo, che arriverai ad un accordo con qualcuno. Ma allora, all'inizio è come se non dico che avessi fatto, come se ti venisse da dire l'ho fatto, ma per niente, resta fermo lì. E invece no. Invece pian pianino comincia a muoversi. È come dico sempre, il diesel ha bisogno di scaldarsi. E poi ti assicuro, guarda, le cose si muovono e si muovono anche con la forza. E c'è in mezzo una struttura. Qui non è il, può essere, vedilo, lo possiamo vedere in due modi, come il crollo della situazione, nel senso che adesso le cose sono ancora bloccate, c'è il crollo. E quindi questo progetto parte. E infatti poi c'è il carro e c'è la forza, come per dire parte e parte veramente per bene. Mi segnano due. Mi vedete ancora? Perché mi stanno arrivando una marea di messaggi. Mi fate un segno che mi vedete? Un mi piace, un qualcosa, un cuoricino che mi vedete? Me lo fate? Che io vorrei sapere, oggi è giornata di tanti messaggi e vabbè, Mirella mi fai un segno che mi vedi? Allora, beh, io vado avanti, mal che vada c'è, lo vedete? Sì, perché aumentano le persone, quindi dovreste vedermi. Allora, guarda Barbara, secondo me sto progetto con pian pianino parte e parte veramente nel migliore dei modi. E devi solo un attimino pazientare ancora perché non, la partenza non la vedo nell'immediata, però guarda, poi escono, vabbè, gratificazioni, escono anche soldi. Vai tranquilla, è ancora un attimino di si sta un attimino ancora appianando, però poi va la cosa. Allora, vediamo un po'. Per Simona sì. Se suo marito riesce a vendere la casa dei genitori, vediamo se il marito di Simona, che le mando un grande bacio, riesce a vendere la casa dei suoi genitori. Vediamo. Vediamo un po' se il marito di Simona riesce a vendere la casa dei suoi genitori. Allora. Vediamo. Ok, mi vedete? No, io vedevo cambiare i numerini, quindi perché oggi è giornata di messaggi. Allora, Simona, se il marito riesce a vendere. Secondo me sì. E potrebbe anche essere una ragazza che gli acquista casa. Non nell'immediato,
perché non nell'immediato, oddio, è nei prossimi mesi. E secondo me una ragazza che arrivano a una, magari, esempio, tuo marito vuole una cifra e magari sta ragazza non ci arriva, però vi mettete d'accordo e dopo l'accordo, dopo, dov'è? Dopo l'accordo ci sono i soldini e quindi è questione di tempo. Ora diciamo che anche lì la macchina della vendita è già partita, diciamo l'energia della vendita è già partita. Deve incanalarsi, però è sulla buona strada. Per me la vende e non la vende neanche, credo che entro la fine dell'anno riesca anche a venderla. Quindi vanno a posto tutte le cose. Allora, Valentina Mitti, l'appartamento che vuole acquistare all'asta è giusto per lei. Come la guardiamo? Allora, vediamo. Questo appartamento, come se potrebbe andare bene per Valentina, se una buona, se potrebbe essere un buon acquisto. Vediamo un po'. Se questo appartamento che vendono all'asta è un buon acquisto per Valentina. Non so perché ha sensazioni, mi viene da dire, indaga un po' su questo appartamento. Questa sensazione mia, come se mi dovesse dire. Guarda bene cosa c'è sotto. Non vorrei che ci fosse qualche imbroglio. Adesso però guardo per sicurezza, perché questa era una mia sensazione. Secondo me lo andrei a acquistare. C'è un uomo in mezzo. Vabbè, può essere il giudice, perché c'è un accordo con una persona di forza, poi mi esce. Il Papa è comunque una persona che detiene una certa carica. Secondo me farai una lotta con un ragazzo più giovane di te. Tu sei del 74, più o meno intorno alla tua età. Lui mira molto sui soldi. Su questa casa, è come se lui la volesse comprare per rivenderla, mentre tu la compri per amore. Lui ci vuol portare il suo profitto e invece tu ci porti l'amore. Da vedere dalle carte vinci te, perché vicino a te c'è comunque il sole e il giudizio, quindi carte molto positive, mentre vicino a lui mi escono i soldi e la giustizia, come siete due parti e alla fine la bilancia penderà verso di te. E secondo me, allora, la sensazione che avevo che c'era qualcosa di storto sotto non mi è uscita, probabilmente percepivo questa persona che è un po' ti dava fastidio, però secondo me la prendi e la prendi per amore, non perché ti piace proprio, la senti proprio tua e secondo me la vai a prendere. Sappi che devi forse scontrarti con un'altra persona, però poi secondo me la meglio ce l'hai te. Allora, vediamo un po', spero di non fare altri danni. Allora, Tiziana Molteni, lei e suo marito supereranno la crisi. Guarda, in questi giorni ne sto leggendo veramente tanti di persone neanche tanto lontane. Io guardo ogni tanto su Facebook, guardo un po' la realtà della nostra zona e ne leggo tante e vi assicuro che mi si stringe molto il cuore perché bene o male da questo virus ne siamo usciti un po' tutti piegati, un po' tutti un po' in difficoltà. Allora, quello che vedo che tanti mi state scrivendo ancora. Aspettate che io finisca di fare le letture delle persone prenotate, poi vi potete prenotare quanti volete. Io fino alle 6:30 sono qua tutta per voi, quindi tempo sono le 5:30, almeno un'altra oretta, poi sono già a buon punto, ce l'abbiamo. Allora, se Tiziana e suo marito riusciranno a superare la crisi, ma ci sono buone prospettive. Guarda, secondo me sì. Secondo me è un po' questione di tempo. Mi esce vicino adesso non so, tu sei del 72, non so tuo marito che età ha. Mi esce la figura di un ragazzo giovane, un ragazzo forse più giovane rispetto a voi che porterà un buon cambiamento, che proprio darà una, come si dice, una mazzata buona e vi porterà un buon cambiamento.
Guarda, devi avere ancora un po' di pazienza, però poi mi escono comunque accordi, mi esce scelte da fare positive e del movimento. Guarda, vediamo se cucina i soldi. E i soldi me li lega a tuo marito, come se lui, o non so, ricominciasse a lavorare, o che gli arrivassero, che gli arrivano soldi grazie a qualcosa di creativo. Non so se è il suo lavoro, se gli viene in mente qualcosa da fare, però sì, i soldi arrivano grazie a un uomo, c'è un ragazzo giovane che vi può aiutare. E poi c'è questo uomo saggio, può essere tuo marito, può essere un'altra persona, che in modo particolare comunque vi porta soldi. Quindi, secondo me, pian pianino la crisi la superate, anzi, la superate anche bene. Poi, allora, Rita Tarantino migliorerà la sua situazione economica. Vedete, oggi di amore, come avevo detto prima, si parla ben poco, anzi, si parla proprio anche di fatti molto concreti e molto importanti. Vediamo. Rita Tarantino se migliorerà la sua situazione economica. Vediamo un po'. Guarda, al taglio ti direi di sì. Guarda, ci sono i soldi, il diavolo e il miglioramento, la rinascita. Quindi ti dico, dal taglio mi dai di sì. Guarda, c'è ancora un momentino difficile. C'è ancora un momentino di paura, di confusione, non so, è legata alla giustizia, non so se è legata al lavoro, se è legata a fatti all'interno della famiglia, c'è ancora un pochino di sacrificio e paure, timori, però guarda, poi c'è la forza, c'è il lavoro, c'è comunque una situazione che è in movimento. Ci sei tu con le belle cose, guarda, come dicevo, porta pazienza, perché poi c'è anche hai vicino anche una ragazza, non so se tua figlia, tua sorella, che comunque può dare una mano, ti può tenere su di morale, può comunque dare tanto, però ti assicuro che il miglioramento mi esce già nella seconda riga, quindi non è tanto tanto lontano. Hai ancora un attimino di patemi, però ti assicuro che poi le cose si muovono al meglio. Stai tranquilla. Allora, andiamo avanti. Allora, poi Manuela Pedrola, lei mi chiede, e infatti quando ho letto la domanda sono rimasta un po' perplessa perché mi sono chiesta come gliela guardo. Mi chiede Manuela su cosa si deve concentrare in questo periodo. Allora, detta su un argomento così generico, io posso guardare cosa mi dicono, però anche solo il diavolo che ho qua sotto può dire soldi, può essere sesso, può essere una relazione passionale, può essere una persona cattiva, cioè può essere la materialità, vuole dire tanto. Se in una stesura mi escono carte che riesco a capire qual è l'argomento, mi è più facile, è facile. Nel senso, se voi mi dite, in questo periodo mi devo concentrare sull'amore, io guardo l'amore. Se mi chiedete il lavoro, io guardo il lavoro, perché appunto una carta vuole dire tante cose e quindi in un argomento così generico mi viene complicato. Io guardo, vedo cosa mi dicono, magari poi subito mi inquadrano sull'argomento e io dico tutto. Però ti dico, io da persona normale, non normale, perché, non perché sia diversa, ma sono un po' anormale anch'io, guarderei un po' ovunque, non mi concentrerei su un solo argomento, un solo angolo di vita, perché poi mi andrebbe a rimettere l'altra parte. Cercherei comunque di avere una visione più larga, però questo è il mio onesto parere, e che vale come il due di picche, però è così. Allora, vediamo Manuela su cosa si deve concentrare in questo periodo. Vediamo un po'. Vedete, solo al taglio già non mi fa capire. Nel senso, potrei dire sull'amore, perché comunque ho il sole. Potrebbe anche dire su qualcosa di bello che gli arriva nella vita. Quindi non al momento.
Sicuramente cose belle, c'è qualcosa in movimento perché mi esce il carro. Non so se vuoi fare un viaggio, se hai qualcosa che bolle in pentola e questa cosa si comincia a muovere. C'è comunque un cambiamento positivo, anche se al momento non lo vedi, c'è ancora paura, confusione, però arriverai a fare una scelta e riporterai la situazione in equilibrio. Mi esce poi un po' di sacrificio verso un ragazzo. È un ragazzo un po' materiale che in questo momento guarda molto la materialità, però a un certo punto è come se rinsanisse e non so se parlandogli, confrontandovi, comunque riesce a prendere, a capire. Però anche lì c'è della progettualità inerente alla giustizia. La giustizia non so se è questione di un lavoro. Di un legame, ti dico, da queste carte mi dicono tanto, ma fondamentalmente non mi dicono niente su cosa ti devi concentrare. Su qualcosa che si muove, c'è un ragazzo con cui hai un po' una situazione pesante, non ti so dire se a livello affettivo o a livello lavorativo, però c'è del cambiamento, diciamo. Che se tu hai in ballo qualcosa che ti fa paura o che non è situa la situazione chiara, sappi che comunque si va a chiarire, si va a sistemare e comunque da vedere così le cose vanno nel migliore dei modi. Anche sul lavoro c'è un po' di movimento, c'è un po' di crisi, però poi alla fine le cose vanno nel migliore dei modi. Più siete specifici voi nella domanda, più io riesco a essere chiara e specifica. Allora, poi c'è Carolina, che non so né il cognome né un pseudonimo, niente. Carolina, che è nata il 22/6 dell'83 e mi chiede se ritornerà insieme a questo ragazzo che è più grande di lei. Vediamo se Carolina tornerà insieme a questo ragazzo. Se Carolina ritornerà insieme a questo ragazzo. Vediamo se c'è un ritorno di questo ragazzo da Carolina. Allora, a breve mi dà idea di no. Vediamo un po'. Ora c'è ancora macello. Mi esce la situazione ancora ferma, ancora poco chiara, però c'è del movimento. Secondo me lui pian pianino si riavvicinerà. O è un'altra persona, si riavvicinerà anche se non come vuoi te, perché tu mi esci sempre come la carta del matto, la carta che comunque sta aspettando e sta, però un riavvicinamento ci può essere e anche un buon cambiamento. Però ho la vaga sensazione che prima di ricominciare nel giusto modo ci sarà ancora un pochino da penare, però poi le cose vanno. L'unica cosa che mi dà idea è che lui al momento è molto materiale, nel senso che guarda di più la parte fisica che non la parte emotiva. E forse a te questo sbarella un pochino, ti destabilizza un pochino perché tu comunque vorresti la persona in toto. E purtroppo a questo momento lui darsi in toto non ce la fa. Però il riavvicinamento lo vedo. Poi se tu valuterai che ti va bene la situazione così, ci resterai. Altrimenti al momento opportuno prenderai le tue decisioni. Ti dico, il riavvicinamento mi esce. Mi escono un po' carte, un po' di movimento, un po' alte e basse, però poi mi escono carte alla fine, qua in fondo. Mi escono carte abbastanza positive, mi esce la materialità, però quello te l'ho detto prima, però potrebbe tornare, diversamente da come te lo aspetti te. Allora, Silvia Ian, se troverà un lavoro ed è del 78, l'ho vista prima collegata, vediamo se Silvia Ian troverà un lavoro. Intanto io scorro un po' perché non camminano i messaggi, oggi non girano, non so perché. Allora, se Silvia Ian troverà un lavoro, vediamo un po'. Se Silvia troverà un lavoro, come evolverà la sua situazione lavorativa? Secondo me bene, è 6 del 78. Guarda, ora c'è ancora un momento di fermo.
Proprio c'è il fermo, c'è ancora la confusione. C'è un ragazzo vicino a te, non so se è un tuo compagno, se è tuo marito. Però poi, guarda, belle carte, mi esce un cambiamento con la progettualità, con i sogni, con le belle cose e l'inizio di un qualcosa di effettivamente molto proficuo. C'è un uomo che ti proporrà qualcosa. Mi esce l'eremita vicino. L'eremita vuol dire o un uomo da solo o un lavoro in cui... è come... Allora, l'eremita è quello che cerca tutte le verità, è quello che va in fondo. Può essere anche un lavoro tipo di ricerca, di... cioè non mi dà idea che sia un lavoro in cui devi schiacciare dei bottoni, è comunque un lavoro più di intelletto e di concentrazione, mettila così. Però secondo me sì, e non è tanto lontano, guarda, poi mi esce ancora carta del lavoro con la carta della temperanza, devi solo lasciar passare un po' di tempo, il tempo che scorre, può essere una questione di una settimana, di un mese, di 2 mesi, però un lavoro, guarda, vedendo all'inizio che comunque nella seconda riga, mi esce comunque che lo trovi e c'è proprio un buon cambiamento. Allora, andiamo avanti. Mio bel quadernino. Giorgia la rosa, la possibilità di cambiare lavoro. Vediamo se Giorgia cambierà lavoro. Vediamo se ci sarà un cambiamento di lavoro per Giorgia la rosa. Sì. Ecco, vediamo un po' cosa dicono queste. Guarda, guardando queste che mi sono cadute, ti direi sì, cambi lavoro anche tu con qualcosa di molto meglio e con dei soldini, però andiamo a fare la giusta stesura. Quando cadono le carte a caso, non è mai un caso, è qualcuno che le vuol far cadere per farti capire. Quindi si guardano, si interpretano e poi uno va avanti nella sua stesura. Allora, però, guarda, secondo me sì, ma neanche tanto lontano perché mi esce il lavoro con il crollo e il cambiamento subito nelle prime tre. C'è la tua rinascita. Può essere che tu ti debba spostare un attimino di più rispetto a prima, o è un lavoro in cui ti sposti, che è gente di commercio, qualcosa del genere. Però secondo me sì, non è neanche tanto lontano. No, non è neanche tanto lontano, davvero. Mi esci immediatamente e escono carte meravigliose. C'è proprio la tua rinascita, può essere che tu ti debba spostare in un paese vicino a dove lavori, proprio un lavoro in cui sei protetta. È una cosa spettacolare, però sì, lo cambi. Allora, Maria Paola Vagelli che mi chiede per la sua mamma se riuscirà a vendere la casa a breve. Vediamo un po' se la mamma di Maria Paola riesce a vendere casa. Se la mamma di Maria Paola riesce a vendere casa. Se riesce a vendere casa. Se la mamma di Maria Paola riesce a vendere casa. Vedete che oggi si parla tutto di casa. Vediamo un po'. Ha una ragazza, secondo me. Guarda, c'è un buon cambiamento. Sì, dovrebbe essere una ragazza molto particolare e secondo me i soldi glieli dà suo papà o chiede un finanziamento, un qualcosa. Però sì, no, e ribadisco, anche con te non è lontano questa cosa. C'è movimento già ora. E una ragazza o una ragazza col compagno più grande che è lui che detiene la carta moneta, però sì, la tua mamma riesce a vendere la casa. Allora, Valeria Vassalle, se riuscirà a dimenticare Massimo e avrà la rivincita. Allora, è una domanda difficile. Io vediamo cosa mi esce su te, Massimo. Come evolve questa situazione? Se avrà la rivincita, ti vedo, Valeria, non saprei come vedertela, nel senso, guardo fra te e Massimo cosa succede, per riuscire un attimino a capire se riuscirai a... Vedo che carte mi escono e a seconda di come escono so come risponderti. Sì.
Valeria, lui è più giovane, riuscirà a dimenticare Massimo e avrà la sua rivincita. Con Massimo come andranno le cose? Secondo me, guarda, la prima carta mi esce la carta della luna. Quindi secondo me sì, ma perché avrai altro da fare? Dimenticarlo non vuol dire che tu lo dimentichi per sempre, vuol dire accantonarlo al momento. E diciamo sì, c'è movimento, può essere che tu abbia la tua rivincita, anche grazie a una persona più grande, come se tu, esempio, ti trovassi un uomo e ti portasse via il pensiero da lui. E lì quando tu sarai andata via, o comunque magari ti incontra o capisce che tu hai preso altre strade, secondo me lui ci rimarrà un pochino male. Però sai, quelli sono affari suoi, è un suo problema, non sarà il nostro. Però secondo me dalla tua risposta ti direi sì, riesci a dimenticarlo e dimenticarlo, riesci ad accantonarlo e la tua rivincita, grazie a un altro uomo, riesci a prendertela. Sabrina Agostini, se ci sarà una storia con questo ragazzo che è più giovane di un anno. Allora, se Sabrina riuscirà ad avere una storia con questo ragazzo, vediamo come evolve la situazione fra Sabrina e questo ragazzo. Vediamo un po' se riuscirà ad avere una storia con questo ragazzo. Ora c'è ancora tanta nebbia. Ora al momento è ancora una situazione ancora in stallo, anche se c'è qualcosa già sotto comunque che ribolle. Per me tu sei più grande. Secondo me sì, c'è una rinascita. Non credere nell'immediato, perché nel senso non è neanche tanto lontano. Siete al momento su due piani diversi. Tu mi esci come donna spirituale, comunque con la tua parte materiale, ma anche la tua parte spirituale, probabilmente i sentimenti, mentre lui mi esce ancora un po' materiale. È come se lui dovesse scoprire comunque i sentimenti. Mi piace Sabrina, però al momento non me la sento di impegnarmi. Poi la cosa evolve, poi anche dentro di lui, diciamo, si va a creare la spiritualità, si va a creare un sentimento e secondo me cioè, ci sono buone possibilità che la situazione con del sacrificio, non so se è dovuto a lui che è lontano, al lavoro, a altri fattori, però c'è un buon cambiamento con la carta dell'amore. Quindi devi avere solo un attimino pazienza che andate sullo stesso livello e poi le cose decollano. Allora, vado a fare l'ultima domanda. Però, come vi ho detto prima, purtroppo o per fortuna, non lo so, lo vedremo dopo, non girano i messaggi da soli. Quindi io cerco di seguire il corso pian pianino e di riuscire a farvi tutti. Però se salto qualcuno, non abbiatene a male, non lo faccio apposta. Allora, Minù Pittari, se riuscirà a cambiare casa. Vediamo se Minù, io avevo un cricetino da ragazzina che si chiamava Minù. Riuscirà a cambiare casa? Vediamo un po' se Minù riuscirà a cambiare casa. Secondo me sì, anzi, è una casa che guarderai molto, che la studierai molto e che ti piacerà parecchio. C'è un po' del sacrificio, non so, vicino a un uomo. Non so se è secondo me è per questioni di soldi, perché l'uomo mi esce vicino ai soldi. Però poi secondo me tu riesci ad andarci. Mi esce un ragazzo più giovane, non so se è tuo figlio, se è la persona che affitta questa casa. Però il Papa quindi a questo punto può essere un bancario, uno di una finanziaria o qualcosa, quello che detiene i soldi, mettila così. Però secondo me riuscirai a cambiare casa, sì, anche te, non tanto in là, abbastanza a breve. Allora, ora facciamo le domande che ci sono. Allora, vado, aspettate un po'.
Perché oggi tocco e faccio danni? Da chi parto? Allora, partiamo da qua. Da Katia di Stasi, vorrei sapere se rimarrò in... Tesoro, sulle gravidanze sono questioni di salute che io non faccio perché sono proibite da legge. E quindi io la sera voglio dormire tranquilla nel mio letto e quindi non le guardo. Ci sono i test di gravidanza o i medici. Io non sono un medico. Allora, Simona Ruggeri, come proseguirà la mia relazione? Allora, Simona Ruggeri, sei del 74. Ok, vediamo come prosegue la relazione fra Simona e questo ragazzo. Vediamo un po', fra Simona e questo ragazzo, come prosegue la relazione. Ho solo una. Ci sono sicuramente momenti di alti e bassi, però diciamo che le vostre cose le fate. Ci saranno momenti ancora difficili, poi mi esce un cambiamento. Tu dovresti essere più grande rispetto a lui, perché mi esce una o è un'altra persona che comunque è, perché non avendomi scritto la data di lui, non so chi è più giovane e chi è più grande. Se mi chiedete di un'altra persona, se fate il favore di scrivermi la data di nascita, perché serve a me per capire se escono due persone. Comunque mi esce un cambiamento vicino a una persona leggermente più giovane di te e un pochino più materiale rispetto a te, però è un buon cambiamento. Le cose fra alti e bassi vanno avanti, però non può essere che ti arrivi fra capo e collo un'altra persona, però se arriverà li valuterai tu. Con la relazione che adesso va avanti senza nel normale come tutte le coppie, fra discussioni e poi tutto si va a sistemare. Allora, poi c'è Amelie Arubia. Sento io e lui. Ah, se, oddio, mi stava venendo male. Allora, se sente con interesse altre donne. Vediamo se questo ragazzo fa lo scemotto con altre donne. Vediamo così. Amelie. E sei dell'81. Vediamo se il tuo lui fa lo scemotto, sente altre donne. Vediamo se questo Gemelli sente altre donne, chiacchiera altre, con altre donne, se ha interesse per altre donne. Vediamo un po'. Non credo, dal taglio ti direi di no. Allora, mi dà l'idea che è stato tradito da un'amica nel passato e quindi questo affidarsi delle donne gli viene un po' complicato. Infatti, mi esce che nel passato può aver avuto chiacchiere con un'altra ragazza, però poi erano chiacchiere, punto e basta, ed erano ferme lì. E forse per questione di solitudine, per questo non so, magari non stavate ancora insieme o comunque erano chiacchiere, non interesse, perché l'amore mi esce con te e la voglia di continuare mi esce con te. Al momento altre donne non ne vedo, se non questa amica che un po' gliel'ha fregato e quindi non ci chiacchiera più. E poi nel passato probabilmente era un'amica. Può essere la stessa persona come può essere un'altra con cui appunto c'erano delle chiacchiere, ma perché fondamentalmente o si sentiva da solo o era da solo. Però diciamo al momento è una brava persona, non fa lo scemotto. Mettila così. Allora, poi andiamo avanti. L'era Meli. Allora, Elena Panbianco. Posso chiedere se il mio intervento andrà bene? No, amore mio, perché è di salute e quindi no. Allora, Paola Bottiglieri, se il mio compagno Antonio troverà lavoro e ritorniamo in campagna. Allora, vediamo, ti chiami Paola. Allora, sono due domande. Io guarderei, ti dico la verità, e lui è Antonio. Antonio è del 75. Ti dico la verità, guarderei se trova lavoro e poi vediamo cosa mi escono. Tanto se vogliono dirmi che tornate in campagna, me lo dice. Allora, vediamo se Antonio, che è del 75, troverà lavoro. La situazione lavorativa di Antonio. La situazione lavorativa di Antonio.
Guarda, secondo me sì, nel senso o trova lavoro o c'è effettivamente la possibilità di ritornare. Guarda, secondo me sì, momenti di alti e bassi ora a livello lavorativo, però c'è lavoro fatto con la forza e tu sei più giovane di lui, non lo so, e, però sì, secondo me trova lavoro e secondo me c'è anche la possibilità che voi torniate in Calabria. Però cosa fondamentale, perché c'è la realizzazione dei vostri sogni. Può essere che in campagna non ci tornate subito perché c'è questione forse di soldi per la casa o questioni comunque di soldi, però poi il lavoro lo trova, poi riuscite a sistemare anche tutto il resto. L'importante è che adesso trovi lavoro. Vediamo. Poi, Barbara D'Asio, a luglio riuscirò a fare il viaggio per me molto importante rimandato a marzo. Vediamo. Barbara. No, di che anno sei? Non lo so e non mi interessa. Allora, vediamo se riuscirai a fare il viaggio, perché luglio, non so come vederlo, nel senso non mi escono i mesi. Vediamo se così vedo se prima o dopo, più avanti o più lontano, riesco più o meno a gestirmi. Vediamo se Barbara riuscirà a fare questo viaggio. Se riuscirà a fare questo viaggio rimandato. Se riuscirà a fare questo viaggio. Secondo me sì. Non so perché mi esce un ragazzo che deve venire in viaggio con te, che dovete prendere. Guarda, mi escono due persone. Non so, un ragazzo e una ragazza. Come se ad un certo punto, ma qui azzardo, è come se o conosci questo ragazzo in questo viaggio, o come se alla ragazza ad un certo punto non potesse più venire per svariati motivi perché mi esce la luna e la sostituisce questo ragazzo. Però secondo me il viaggio sì, perché guarda, ti faccio vedere, me lo dà subito nelle prime tre. Come se, vedi, gli amanti sono carta di decisione, di scelta e tutto. Mi dice a un certo punto dovrai fare una scelta per questo viaggio e c'è questo ragazzo. E perché la ragazza col tempo avrà un qualcosa, ci saranno dei disguidi e lui la va a sostituire, però poi c'è la forza, quindi il viaggio lo farai, tu lo farai, però poi se lei viene oppure no, viene qualcun altro, questo lo vedremo col tempo, però a breve, perché mi esce subito nella prima riga, quindi può essere luglio, come può essere luglio, come può essere agosto, comunque secondo me il viaggio alla fine lo farai. Poi Giuseppe Rosselli, troverò una donna che potrà darmi stabilità, vediamo. Allora, Giuseppe, che sei dell'82, se troverà una donna, io guardo l'amore di Giuseppe. Allora, vediamo l'amore per Giuseppe. Allora, l'amore per Giuseppe. Secondo me sì. Ora c'è ancora un po' di confusione, c'è ancora un po' da aspettare, però neanche tanto, perché comunque il cambiamento è già in ballo e dovrebbe essere una ragazza più o meno intorno alla tua età e non dovrebbe abitare dalle tue parti, e comunque può essere un paese vicino, comunque c'è spostamento, dovesse abitare in due parti diverse e non è tanto lontano, secondo me è questione di qualche settimana o di un mese o due o di qualche mese, però non ti vedo da solo, assolutamente, può essere che lei esca da una situazione con uno più grande di lei, che un po' l'ha fatta soffrire e quindi andrà molto con i piedi di piombo, però arriva. Poi, Maria Rispo, se avrò un compagno. Allora, Maria, e sei del 73, il mio anno. Vediamo, l'amore per Maria Rispo. Vediamo cosa le succederà in amore. A Maria, cosa le succederà in amore. Ok, allora mi esce come se tu avessi chiuso neanche tanto in là
una situazione con un ragazzo un pochino più giovane di te. E però questa cosa è passata. E tu ora, quando ti ritroverai davanti a un'altra persona, ti verrà un po' complicato lasciarti andare. Però poi ce la fai. Infatti poi mi escono la situazione d'amore, di passione, una persona molto creativa, una persona estroversa. O si sposta, la conosci in un viaggio, o è una persona che si sposta. All'inizio c'è del sacrificio, ci sono le paure, ci sono tante cose. Però poi le cose vanno nel migliore dei modi. E sì, più o meno avrà la tua età, occhio crociano più o meno. Però è una persona che ti può dare tanto. Vai con i piedi di piombo, perché questo lo dico sempre, e per non farci male, però non resti da sola. Allora, giriamo qua. Allora, Giuseppe l'ho già letto. Allora, Maria Teresa Roma, riuscirò, Lombardo, riuscirò ad andare a Roma e risolvere il problema. Allora, Maria Teresa Lombardo, di che anno sei? Del 77. Se riuscirà ad andare a Roma e a risolvere il suo problema. Vediamo se Maria Teresa riuscirà ad andare a Roma e a risolvere il suo problema. Secondo me sì, guarda, a Roma ci andrai perché mi esci già subito nel taglio, e quando esci nel taglio è una cosa comunque certa e anche abbastanza vicina. Allora, non so se il problema lo devi risolvere con un ragazzo, sarà un ragazzo che ti accompagna. Una persona un po' così. Allora, io non so la questione, però mi viene da dire come se tu ad un certo punto o sei già in mano degli avvocati, o che ti dovrai, per risolvere tale problema, rivolgerti a chi ne sa più di te, o comunque a qualcuno che sa molto bene le leggi. E infatti, in questo momento, poi in questo modo vai comunque a risolvere la situazione nel migliore dei modi e a tuo favore. Però ho la sensazione che da sola è come se non ce la facessi, avessi bisogno anche solo dei consigli. Anche di avere solo dei, non dico di prendere un avvocato, ma sentire qualcuno che ne sa un attimino di più di te, e tu in quel modo riesci a muoverti meglio e avere la situazione anche più chiara e essere più franca quando magari devi colloquiare con qualcuno. Allora, Meli l'ho già fatta. Lorenza oddio, Piccolli. Allora, Lorenza. E sei del 74. Allora, mamma mia, ascendente scorpione come me, volevo sapere come andrà il mio lavoro. Vediamo il lavoro di Lorenza Piccolli. Anche lei ascendente scorpione, anch'io. Io sono acquario ascendente scorpione, siamo un po' teste dure. Però tu cosa sei? Non c'è il 9, 6, oddio, io con i segni zodiacali, guardate, valgo meno di niente. Se non li sento su Radio Italia l'oroscopo, li leggo sui giornali, ma per tutto il resto sono veramente ignorante. Lorenza, se il suo lavoro, come evolve il suo lavoro? Ma da vedere così bene. Tanta progettualità, tanta forza in quello che fai. Oddio, quante persone. Dovresti collaborare allora con un uomo più grande, e qui poi bisogna vedere o una ragazza più, o la ragazza, vedi, ti spiego. Allora, questo è l'uomo più grande. Fra tutte le due donne, se io guardo la tua età, tu saresti la papessa. E questa una tua collega, una tua amica, vedi la te. Però, se nella ditta dove lavori c'è una più grande di te, sarebbe quella. Diciamo che ci sei tu con un'altra donna e un altro uomo. E ti dico, da veder così le cose vanno nel migliore dei modi. Cioè, probabilmente ci saranno dei cambiamenti, delle scelte che dovrai fare. Però, magari alcune scelte ti piaceranno, altre no. Però ti dico, non vedo cambiamenti, vedo l'andare avanti.
Né più né meno, dovresti fare anche un lavoro abbastanza creativo, in cui comunque ci metti sempre anche qualcosa di tuo, però non vedo grandi problemi. Allora, poi andiamo avanti. Allora, Anna Maria Ferrari, se riuscirò a cambiare casa entro fine anno. Allora, Anna Maria Ferrari, e se è del 65, se riuscirà a cambiare casa entro la fine dell'anno. Vediamo un po'. Mamma mia, siete tantissimi oggi, siete tantissimi. Allora, se entro la fine dell'anno Anna Maria riuscirà a cambiare casa. Vediamo. Penso che tu sia con tuo marito a doverla cambiare. Sì, la cambi. Anche prima della fine dell'anno, anche prima il cambiamento lo porta una ragazza, come se tu andassi a vedere una casa e è la ragazza dell'agenzia o è quella che vende. Però sì, quello più incerto è tuo marito o comunque una figura maschile, però sì, dovrete mettervi d'accordo, magari a te piace, a lui no o viceversa, però secondo me riesce a cambiare casa ed è una casa secondo me che un po' rispecchia il tuo carattere, un po' ti rispecchierà molto, però sì, la cambi e ti ho detto, non è, ed è molto prima della fine dell'anno, però stiamo larghi, entro la fine dell'anno la cambi. Allora, Amelie ti ho già guardato, Giuseppe ti ho guardato, Barbara anche. Fulvia Biondi. Allora, scrivo il nome. Andiamola di qua. E se... Allora, volevo chiedere se io, Fulvia, riuscirò a creare un dialogo tranquillo e sereno con questo ragazzo. Ma che so... Cerità. Allora, tu sei del 68. Allora, vediamo se ci saranno delle conversazioni fra tu e questo Fabrizio, mi pare di aver letto. Sì? E se scombugio o se esce sincerità, vediamo se fra Fulvia, che è più grande di Fabrizio, ci saranno conversazioni sincere. Vediamo se ci saranno conversazioni sincere fra Fulvia e Fabrizio. Ma le conversazioni mi dà l'idea di sì. Lui è tanto geloso, Madonna. Ah, ma è come se uno dei due volesse fare un passo, però si ferma. Però se lo facesse non sarebbe male. Sa, ci sono conversazioni, lui ci sta male. Non è. Può essere, adesso non lo so se è un amico, se è un ex, però c'è un'altra donna in mezzo. Però diciamo che questa donna è un po' lì a curargli le ferite, mettila così, non mi esce donna d'amore, però secondo me sì, riuscirai a intavolarci una discussione. Carta di bugia non me ne è uscita, guarda, le metto anche giù tutte, è molto solo, no, carta di bugia non me ne esce, dovrebbe essere una conversazione abbastanza tranquilla, poi c'è un incontro, chiacchiere, lo vedrai un po' sofferente, questo sì, t'avviso già da ora che farà un po' il bambino, un po' si metterà l'orgoglio, un po'. Però lo vedrai comunque malinconico, lo vedrai che non sta bene. Però diciamo, bugie non me ne sono uscite, già quelle tanta roba. Poi, Tiziana Bianconi, perché mi dà idea di averla già fatta? No, me la sono sognata. Allora, sono singolo, vedi una prossima storia, vediamola. Tiziana, di che anno sei? 74. Vediamo, in amore cosa succederà a Tiziana. Allora, a Tiziana cosa le succederà in amore? Tiziana, come evolve la sua situazione sentimentale? Allora, c'è un buon cambiamento vicino a un ragazzo. O più o meno intorno alla tua età, o anche solo un attimino più giovane, che non conosci ancora. Dovrebbe essere una persona che abita un pochino lontano da te, anche sul paese vicino. È molto creativo, estroverso, una persona che gli piace fare, disfare e ti darà cosa buona, amore.
ed è un po' come se lasciasse un po' in mano a te decidere la situazione. Però guarda, c'è un rapporto con passione, con amore, con tante cose belle. Può essere che lui, quando lo conoscerai, magari avrà una donna, però che col tempo poi le cose evolvono e vanno al meglio per te. Sarai tu a dover decidere se i primi tempi ti andrà bene un po' questa situazione particolare, però poi le cose vanno e valuterai tu cosa fare con questa persona. Però ti dico, arriverà anche a breve, è una persona che non conosci ancora, però secondo me arriverà e non è neanche tanto in là, i tempi non sono proprio così tanto in là. Vediamo poi. Allora, Maria Laura Usai. Allora, Maria Laura Usai, 67. La situazione economica. Vediamo come evolve la situazione economica di Maria Laura. Come evolve la situazione economica di Maria Laura. Ricordo sempre che i consulti in privato li faccio, basta che mi contattate su Messenger e ci si mette d'accordo per l'orario e per il giorno, non fatevi problemi. Io rispondo a tutti, magari non subito, però rispondo. Allora, Maria Laura, usai la situazione economica. Guarda, è in miglioramento, prende un buon miglioramento, mi escono i soldi con la rinascita. Magari dovrai un attimino aspettare un po', prendere un po' delle decisioni, spese magari invece di fare spese oculate. Però guarda, pian pianino si risolleva, sono carte molto belle. Guarda, i soldi mi escono subito con la rinascita, fatta veramente con la forza. E fatta per bene, ti riprendi proprio bene. Vai tranquilla, Maria Laura, vedi che ce la fai. Allora, Enzami, un messaggio per mio figlio con la compagna. Posso vedere come va la situazione fra di loro? Allora, Enza, per il figlio che è dell'89. Allora, io guardo come evolve la loro situazione. La situazione fra il figlio di Enza e la sua compagna, come evolve? Ma c'è un cambiamento positivo, perché comunque i sentimenti ci sono. Allora, al taglio ti dico, mi uscivano un po' di pasticci, ma più rivolti a lei che non a lui, come se lei non avesse più voglia, ci fossero discussioni o qualcosa del genere. Però ti dico, le cose comunque si vanno a sistemare. Vicino a tuo figlio mi esce una persona più grande. Ti dico, non ti so valutare se è un'altra donna o se è una o sei tu. Però ti dico, qualcosa di non chiaro nella loro relazione c'è. Però o come la sua compagna ha inteso che tuo figlio ha interesse da un'altra parte, o quest'altra donna salterà fuori più avanti. Però diciamo, al momento, quello lo vedremo col tempo. Al momento, diciamo, la situazione si sta un attimino sistemando, va migliorando e poi, ti ho detto, salta fuori. Può essere che sia tu che magari non ti piace tanto questa ragazza e quindi spereresti che le cose andassero diversamente o effettivamente a tuo figlio salta fuori qualcun altro. Però quello non è chiara la situazione. Se vuoi che la guardiamo più nello specifico, ci sentiamo per telefono e cerchiamo di capirla. Però diciamo la situazione ora va, tappiamo i buchi, va migliorando. Allora, poi c'è Roberta Filopante, chiedo se entro l'anno mi vengono restituiti i miei soldi, perché la posta non mi contribuiva. Ah, bene. Allora, oddio, non mi ricordo come chiami. Roberta. Roberta.
E sei del 68. Vediamo un po' se ti vengono restituiti i soldi dalle poste. Vediamo se a Roberta verranno restituiti i soldi dalle poste. Se a Roberta verranno restituiti i soldi. Ma un cambiamento c'è, movimento c'è, movimento c'è. Secondo me sì. Ci sono di mezzo un uomo che può essere il tipo delle poste o l'avvocato, però l'avvocato, ti dico la verità, lo vedo più donna. Però comunque, secondo me sì. E non credo neanche fra tanto. C'è comunque il risultato positivo con del sacrificio per te, però secondo me sì, perché mi esce comunque il papa, che potrebbe essere o il direttore delle poste o l'avvocato o il giudice, che comunque c'è il mondo vicino, dà l'esito positivo della sentenza. C'è una ragazza positiva che è quella che progetta e ha la forza, come se fosse l'avvocato, o comunque una persona che ti sostiene, e poi c'è, dopo tanti sacrifici, c'è infatti il risultato positivo nei tuoi confronti. Secondo me, entro la fine dell'anno sicuro, può essere anche nella bella stagione, però entro la fine dell'anno sistemi questa situazione. Allora, andiamo avanti. Anna Buttarelli. Incontra un uomo per una storia seria entro la fine dell'anno. Anna Buttarelli, perché mi dà idea di averti già... No, sensazione. Anna Buttarelli, alle 6 del 64. Vediamo in amore cosa ti succede. Cosa succede ad Anna in amore? In amore, cosa succede ad Anna? Movimento, movimento e anche fatto per bene. Guarda, sì, una persona più o meno intorno alla tua età, e sarà una persona saggia, una persona comunque non scema. Però con alti e bassi, lui probabilmente è una persona che ha avuto già una figlia, comunque un'altra persona, dovrebbe avere una figlia con cui ha un po' di problemi. Però sì, c'è un bel legame, c'è un fatto per bene. Sì, guarda, secondo me una persona arriva anche a breve, non neanche, guarda, oggi veramente le persone, sarà l'estate, sarà la tanta voglia di amore, però sì, c'è proprio l'inizio di una relazione fatta per bene e anche fatta in modo saggio, che ti dà proprio la rinascita e ti dà veramente tante cose belle. Vai tranquilla, una persona, non resti, come dico sempre, non resti da sola, e una persona è comunque sul tuo cammino. Andiamo avanti. Alice Colombo. Però se mi metti tesoro solo le vostre date, io non so la domanda. Barbara Di Meco, per mia sorella, se troverà l'amore. Allora, tu ti chiami Baba e la tua sorella si chiama Maria Neva ed è del 63. Vediamo se trova l'amore. Vediamo se Maria Neva troverà l'amore. Cosa le succederà a Maria Neva in amore? Mi verrebbe da chiederti se è più giovane di te, perché non ho. C'è un uomo per lei, un uomo forse più grande o comunque intorno alla tua età. Mi esce un po' di sacrificio, un cambiamento che le dà un po' di sacrificio. Non so se c'è in mezzo qualche altra persona o sì, secondo me c'è qualche altra persona in mezzo in questa storia, come se tua sorella dovesse fare l'amante, mettila così. Però poi diciamo l'altra prende altri lidi e lei effettivamente, questo uomo sta con tua sorella. Ribadisco, anche per lei tempi non tanto lunghi, però una persona gli arriva. Poi vabbè, quando capiterà
valuterà lei cosa fare, se accettare la situazione. Secondo me sì, perché poi vedo che l'altra è più giovane rispetto a tua sorella, però poi secondo me l'altra va veramente per altre strade e quindi tua sorella resta. Andiamo avanti. Rosa De Martino, riuscirò a trovare serenità in amore? Bella domanda. Allora, Rosa, e sei del 78. Vediamo in amore per Rosa. Cosa le succederà in amore? L'evoluzione di Rosa in amore. L'evoluzione di Rosa in amore. Un ragazzo. Oddio me, due. Vediamo un po'. Ma guarda, mi esce un po' di sacrificio al momento, però anche te, movimento con alti e bassi, però tante cose belle. C'è proprio il mondo, c'è proprio l'entrata di questo ragazzo. Ma secondo me, questo ragazzo è una persona che può provenire dal passato, una persona a cui hai dato un taglio, come se non andaste più d'accordo, se le cose non fossero più troppe discussioni, però c'è qualcun altro in arrivo. Secondo me quello del passato risalta fuori, però c'è qualcuno di nuovo che ti porta amore, serenità, la vera storia, ed è una persona che al momento non conosci ancora e dovrebbe essere leggermente più grande di te. Ed è una persona però con tutti i sacri crismi, cioè una persona che ha sia la spiritualità che la materialità, è una persona completa. Mentre quell'altro mi dà idea che sia un po' più sul materiale che non sull'affettivo. Allora, Eliana, ho in mente un progetto, vorrei sapere se ha buone possibilità di attuarlo. Eliana Gorla, vediamo il tuo progetto. Eliana, non so la tua età, vediamo il tuo progetto come evolve. Vediamo il progetto di Eliana come evolve. Vediamo come evolve il tuo progetto. Al momento mi dai idea ferma. Guarda, c'è qualcosa che devi studiare ancora, come se c'è ancora qualche postilla che non hai valutato. Vai un attimino a rivederlo, a vedere se c'ha delle pecche, se puoi aggiustare qualcosa, se puoi migliorare. E solo in quel momento lì è qualcosa a livello forse secondo me di creativo, e poi a quel livello quando hai, perché mi esce l'eremita, quando hai tutte le verità e dici basta, ora secondo me non ci devo mettere più mano, allora lì comincia a metterlo in atto. Però dopo che hai sistemato queste piccolezze, la cosa va nel migliore dei modi, e vicino a questo progetto ci sono i soldi, e quindi già lì va bene. Allora, vediamo quanto tempo ancora. Adesso speriamo di non fare danni. Ok, 7 minuti, 8 minuti ce li ho ancora. Allora, Manuela Giorgi, anche tu sei del 73, se riuscirò a far ripartire tutte le mie età, corsi presso il mio centro olistico a Livorno, anche tu Toscana, anch'io sono in Toscana, oppure è opportuno cambiare sede. Manuela. Allora. E sei del 70. Io guarda, ti guardo come evolve la tua situazione a livello lavorativo e vedo se poi c'è qualche cambiamento. Allora, Manuela, 73, sì, giusto. Il suo lavoro, vediamo come evolve il suo lavoro. Che poi Livorno non è neanche tanto lontana da me, io sono in provincia di Massa Carrara. Eravamo venuti qualche anno fa al compleanno della bimba all'acquario, mi pare che mi era piaciuto un sacco. E anche la bimba era rimasta entusiasta. Vediamo il lavoro di Manuela. Al momento c'è un po' di sacrificio, però diciamo che c'è ancora. Allora, mi esce una ragazza giovane vicino a te e mi esce anche il movimento, momenti di alti e bassi, e c'è un uomo positivo, è un papa. Che non dovrebbe essere, che non dovrebbe essere vicino al tuo paese, dovrebbe essere al di fuori o dall'altra parte, scelte da fare, decisioni da prendere, e può essere che con sacrificio
tu debba effettivamente cambiare, spostarti. Però ti dico, le cose sono in miglioramento, il lavoro poi va nel migliore dei modi. Forse si deve aggiustare qualcosa. Però ti dico, il lavoro che sia a Livorno, che sia da un'altra parte, riparte nel migliore dei modi e tu riprendi proprio a lavorare. Ci sono tante persone in ballo, ti dico, ci sono un uomo più giovane, questo uomo più grande, non so, una tua collega, tua figlia o chi che ti darà una mano. Però sì, ricominci nel migliore dei modi. Adesso qua il mio telefono, ora ho deciso di camminare, di vediamo un po'. A me quelli precedenti non escono più. E vado da questa, Lorenza Giulia Micheli. Chiedo se il mio vicino di casa era un anno. Oh tesoro, io questo non te lo posso dire con i tarocchi. I tarocchi non me lo dicono. Se era un'anima gemella o era fine. Non, qui devi parlare con una medium, non con me. Io con le carte non riesco a vederlo. Marzia Facile, vorrei sapere se il 23 giugno l'avvocato che mi ha convocato per parlarmi del caso Malasanità su mio marito deceduto, vabbè, dirà che inizierà il processo oppure i responsabili vogliono. Oddio, stavo leggendo, mi è scappata. Ora mi girano tutti in fretta, scusatemi, ma non riesco. Emanuela Bernini, migliorerà la mia situazione economica. Scusatemi, ma al momento, prima il mio telefono non camminava nei messaggi, ora ha deciso di girare per i fatti suoi. Scusatemi. Allora, Emanuela Bernini, la sua situazione economica. Meno male che è successo ora che siamo quasi in chiusura. Allora, Emanuela Bernini, la sua situazione economica. Guarda, c'è miglioramento grazie a un uomo. Scelte da fare. Progetti, diciamo che il periodo difficile è passato, ci sono ancora alti e bassi a livello di soldi legati, non so, se ai figli, se al lavoro, però miglioramento per te è una figura maschile, non so se è tuo figlio perché è più giovane o se è il tuo compagno, però c'è un buon miglioramento. Guardo quanto tempo mi manca perché dopo c'è un'altra persona diretta. Ok, abbiamo 4 minuti. Allora, in questi 4 minuti io ringrazio Mirella Greco per aver preso le prenotazioni. Noi ci rivediamo il 5 di luglio, sempre dalle 17 alle 19. Ringrazio Katia Damiani che mi manda sempre le domande. So che lei poi fa le sue cose, le sistema e me le manda nel modo migliore. Io oggi, così, mi è capitato in mano il manuale del Guerriero di Luce e oggi il messaggio voglio che venga da qua. Io ringrazio le mie carte, ringrazio voi per avermi ascoltato e vediamo cosa ci dice oggi. Un messaggio per le persone che mi stanno ascoltando. E dice, guardate, è vecchissimo sto libro, ha preso tanta di quell'acqua. Quando si vuole una cosa, l'universo intero trama a favore. Il guerriero della luce lo sa, per questa ragione presta grande attenzione ai propri pensieri. Nascosti sotto tante buone intenzioni ci sono sentimenti che nessuno osa confessare a se stesso: la vendetta, l'autodistruzione, la colpa, la paura della vittoria, la gioia macabra dinanzi alla tragedia altrui. L'universo non giudica, cospira a favore di ciò che desideriamo. Perciò il guerriero ha il coraggio di guardare le ombre della propria anima e si domanda se non stia chiedendo qualcosa di sbagliato per se stesso e presta sempre grande attenzione a ciò che pensa. Ragazzi, ragazze, vi auguro una buonissima settimana, una buonissima fine domenica e ci vediamo appunto il 5 di luglio. Un bacio grande e alla prossima. Ciao!